tanto per altro, per conoscere le macchine e dire: no, guarda, prova a fare così e non così. L'ho fatto prima sugli strumenti, sulle parti che scrivevamo e cose del genere. Questa esigenza, piano piano, è chiaro che se riesci a se sei più che altro intenzionato a lavorare, cioè a far sì che ti possa diventare un lavoro, magari all'inizio può diventare un sogno, un ideale, no? Dire: ah, mi piacerebbe fare il produttore o semplicemente lavorare nel settore musicale. Ho fatto un percorso lungo, diverso spesso e volentieri da altre cose, nel senso, ho fatto un corso della regione per diventare fonico, ho imparato cose, conosci persone e piano piano, quando andavi in studio, mettevi mano. Ho cominciato a lavorare come in qualche service, ho messo su uno studio di registrazione e da lì, diciamo, si è svoltata un po' la cosa, cioè ci ho messo un po' di tempo per mettere su un piccolo studiolo di registrazione. Ecco, quella è stata la prima finalizzazione all'essere, fra virgolette, produttore, in qualche maniera riuscire a dare un'identità e più che altro cercare di essere un po' più recettivo degli altri. Nel senso, rispettare chi viene a suonare e dire: io faccio hard rock, io faccio punk rock, io faccio heavy metal, qualsiasi genere, no? E cercare, almeno all'inizio, di non dire: vabbè, io ti registro come viene, viene. Cercare di soddisfare quelle esigenze con un po' più di attenzione, come succedeva, poi lo vedi in grandi linee. E di più del resto del mondo rispetto all'Italia, insomma. In questo ho sempre considerato l'Italia un po' retrograda da questo punto di vista. Ti parlo, ieri non c'eravate, su una musica un po' più alternativa. Cioè, io non sono produttore, non mi occupo di roba commerciale. Avrei potuto forse su certe cose incanalarmi un po' più anche in uno standard italiano, perché alla fine, se impari a lavorare su certe cose, che sia, si diceva ieri, Elisa o la Pausini, che fra l'altro ho conosciuto e ho visto lavorare in studio, perché io ero nello stesso studio con un'altra band a lavorare, cioè, era l'antitesi, come dicevo ieri, del lavoro mio che farei, dalla produzione, alla metodologia, ai metodi, ai tempi, ai suoni, eccetera, eccetera. Per cui ho fatto una scelta ben precisa su un settore, diciamo, abbastanza vasto, ma è un settore che si può racchiudere, anche se è un po' riduttivo di questo termine, in alternativa, insomma. Non è un mercato da major, però un'alternativa. Lavorando però con dischi che hanno avuto discreto successo e che, insomma, a me hanno dato tanto, ecco, anche lavorativamente parlando. Per cui, di base, il diventare produttore è diventato una cosa che non è che ho deciso divento produttore. Mi sono trovato. Nel senso, cioè arrivavano in uno studio, in gruppi, ti stavo ad ascoltare e cercavo di fare le tue esigenze. Vuoi registrare un rumore? Va bene. Perché devo criticare te che mi fai un rumore? Se l'hai pensato, facciamolo. A questo punto, anche se è un rumore, registriamolo bene. Cioè, magari la gente comincia un po' a stupirsi, nel senso, sì, è un atteggiamento. Nel senso, qualsiasi cosa che mi porti a registrare, io te lo cerco di registrare al meglio. Cioè, che differenza fa se è un violino o un synth oppure un. Voglio prendere questo perché il mio pezzo penso che sia buono. Ok, si mette un microfono, no, non ci piace, rifacciamo. Cioè, capito? Non mi sono mai fatto problemi su questo. Perché è come avrei voluto essere trattato io per la mia musica. Per cui da questo atteggiamento, senza problemi, capito? Piano piano è nata anche una fiducia da parte di persone che venivano a lavorare. Questa fiducia la traduci all'atto pratico, in una situazione tipo aiuto, consiglio. Ieri dicevo,
Mi piace così, ma per tutta una serie di cose mentali, ma che non ha senso, ma pensare come quinto elemento, capito? Quando c'è un, dando per scontato basso, batteria, chitarra, voce, no? Che una band è a quattro, una standard può essere a quattro persone, ecco. Mi piace a volte il produttore lo vedo come quinto elemento io, nel senso preso bene dalla produzione, che c'è un orecchio esterno e che ti dice, con qualche esperienza in più, guarda, potremmo fare così, che cos'è, magari piccole, anche piccoli interventi a volte, non è detto drastici interventi. Poi sul discorso che si era fatto, è chiaro che la produzione può essere tutto e niente. Può essere un produttore che dorme sul divano e che ti dice ogni tanto, sì, no, guarda, fai così, e ti ci metti un nome. Lo paghi, però c'hai un CD poi che dice mi ha prodotto Tizio e Caio. Questo succede un po' ovunque, tutto il mondo, non solo a noi. Oppure magari qualcuno che lavora e che ti sconvolge completamente i pezzi, insomma. Nel senso, quando io lavoro a una produzione seria, seria nel senso che puoi avere tempo a disposizione. Puoi permetterti, come si diceva ieri, un percorso un po' più lungo, nel senso mi contatti, ci sentiamo, mi mandi il materiale. Se ci fosse la possibilità di fare un minimo di pre-produzione, nel senso sentire i brani, dire ma qui potremmo fare così, perché non provi a fare questo? Registratelo a casa, ne mandi un MP3 per ascoltarlo e tutto, poi veniamo in studio, lo facciamo insieme. E a volte succede che con la tecnologia magari anche aiuta un po' a volte, quando non c'è tempo, prendi e tagli. E un po' devi avere presunzione nel riuscire a fare certe cose e provarle a fare. Allora, trovarsi magari in studio, durante la produzione, non hai avuto tempo di fare una pre-produzione prima, magari hai solo sentito il brano, che ne so, azzardi lo stesso a registrare una batteria o le batterie, magari con un orecchio e con un occhio e un orecchio a dire ok, mano a mano che mettiamo cosa al massimo si corregge. E è successo a volte che tipo se si riesce a non riregistrare è meglio, ma a sforbiciare, magari sulla struttura. Guarda, questo ritornello secondo me è lungo, tagliamolo. E di solito quando non c'è tempo, che tutto gira molto intorno ai soldi, poi al fattore economico purtroppo, per il tempo che si può dedicare allo studio e che ci si può lavorare, magari vai a fare un inizio di registrazione e in contemporanea una preproduzione, e la fai un po' durante tutto il lavoro, la preproduzione, insomma, per cercare di dare quella mano in più, perché ho fatto anche, come dicevo ieri, un progetto di questa ragazza che sta producendo lui come manager e il tutto. Ci siamo trovati proprio a rivoltare come un guanto certe canzoni proprio, partite dalla magari chitarra e voce. Lì abbiamo avuto la possibilità io di venire giù e di lavorare insieme in sala prove. Loro suonavano dal vivo e mi facevano un play and stop, capito? Come un computer. Allora, prova invece a non fare questa strofa, taglia queste due strofe, non fare il ritornello, facciamo un bridge e proviamo ad andare avanti. E provavano. È chiaro che questa cosa la puoi fare anche in studio, ma può venire un po' peggio, insomma. E poi magari a volte certe problematiche di cui ieri non si è parlato, perché magari sono sull'aspetto diciamo un po' più psicologico, no? Della band, possono avere le band dei tempi diversi di reazione. Ci sono gruppi e persone che riescono a metabolizzare immediatamente il cambio. Io ti propongo una cosa anche completamente diversa, magari con te che ci hai lavorato un anno a casa e l'hai sentito per un anno in quella maniera e non riesci. Sì, mi piace.
mentre ci sono delle altre persone che ci vuole 2 o 3 giorni per metabolizzare il cambiamento della sonorizzazione, capito? E è successo sempre in questa produzione, che però io ritengo sia venuta molto bene, che abbiamo fatto con Marzia in Arte 1. In fase addirittura di mastering, avevamo dei dubbi su un pezzo. Non è che puoi tornare in studio dopo 2 mesi. Abbiamo registrato delle cose e riprovato un po' a mixare. Abbiamo trovato, diciamo, abbiamo quadrato il cerchio, ecco. Cioè, c'è sempre tempo fino all'ultimo momento. Questo è nato proprio da un metabolizzare il cambiamento. Sì, mi piace, però. Quel però spesso bisogna cercare durante la produzione di riuscire a cancellarlo, perché se no te lo porti dietro in continuazione. E se c'è una cosa peggiore che a me non piace è che lasciare un senso, capito, di dire, cioè, se fa. È chiaro che a volte non è facile, a volte ti devi imporre, oppure c'è bisogno solo di tempo. E poi, come si spiegava ieri, diciamo, siamo veramente in un momento quando registri un disco, perché poi parliamo di produzione artistica, che poi serve a finalizzare, no? Una registrazione di base, almeno in questo concetto di discussione che stiamo facendo. E come dicevo ieri, te sei in quel momento a fotografare un momento. Lo facciamo il prossimo anno, viene completamente diverso. Sono i tuoi umori, il tempo, come registri, ma anche ieri ti ho fatto un esempio più complesso su delle batterie fatte, perdere da un giorno, cioè, ma anche dal giorno da un giorno all'altro l'avresti forse fatto alcune cose. Cioè. E poi noto, si nota questo per parlare un po' più della finalizzazione, nel senso che su questa lentezza a volte dei musicisti nel capire, è insicurezza più che altro, nel finalizzare un prodotto, insomma. Sono aspetti molto importanti, secondo me, nella produzione artistica, di riuscire a creare un contatto con le altre, con le persone con cui lavori, ma non solo perché dobbiamo stare insieme tutti questi giorni, ma per entrare e capire cosa si può riuscire veramente a fare al meglio, a tirare fuori dal prodotto, insomma. Per cui i casi umani sono tantissimi, insomma. Abbiamo fatto qualche esempio ieri, ma se ne potrebbe fare tanti altri esempi, insomma. Sì, in questo periodo sto producendo le cose un po' più, diciamo, intense sono quelle della mia casa discografica, 42 Records. Ho questi 4-5 band che per fortuna stanno molto bene, che sono i Cani, Con la Pesce. Poi ora uscirà un altro disco che se ne sentirà parlare, insomma, sta. Deve ancora uscire il disco, ma non l'ho prodotto io, ma l'ha prodotto il mio socio Andrea Suriani, che è molto giovane, che è il mio bastone della vecchiaia, che è Cosmo. Ora poi sto facendo un altro paio di band per 42, Quartieri, Testa in Tasca, in cui in questi casi c'è una produzione artistica esecutiva. Nel senso, essendo anche discografico, spesso management di queste persone, c'è anche una potenzialità diversa, nel senso, mi piacciono perché le produco io proprio esecutivamente con l'etichetta discografica, per cui credo in questo progetto maggiormente, al di là di quello che piace. Dicevo ieri che cerco di produrre e di accettare la produzione artistica. Di prodotti che in qualche maniera penso di riuscire a dare qualcosa, per cui che vi siano, se non proprio mi piacciono al 100%, ma che siano gradevoli,
Non riuscirei mai a produrre una band che proprio non ce la faccia. Perché ci metto molto di mio, ecco, mi metto in gioco. Per cui non riuscirei. No, no, assolutamente. Qualche esperimento l'ho fatto, ritengo che per me sia riuscito, non è stato capito dal mercato, ma da quel mercato forse, perché non si sono riusciti a sganciare del tutto, però lì. Poi hai dei limiti dei musicisti, nel senso una band che di base faceva stoner. Mi chiamò per produrre un disco e dico, io guarda, non ho mai ascoltato un disco di stoner in vita mia, insomma, non, cioè sì, però non mi piace, non, sono lontano anni luce da quei suoni. No, noi vorremmo fare dei suoni un po' più indie rock in questa maniera. Ho detto, io ho avuto veramente carta bianca, proprio scrittura sul testo, struttura dei brani, arrangiamenti, totalmente cambiate le chitarre e cioè proprio. E il risultato su quello che c'era è andato veramente molto bene. Il disco suonava benissimo, ero contento di suonare, ero contento dei tagli, i ragazzi erano molto contenti, insomma. C'erano degli altri limiti che magari. Cantante, la voce, però quello non puoi cambiare tutto. Per cui obiettivamente, a volte, come dicevo ieri, bisogna essere anche molto cinici e un po' realisti e capire che un po' per esperienza non tutto quello che farai andrà bene. È un po', diciamo, me ne rendo conto. Cioè, è difficile che sbagli a dire viene un gruppo da me anche solo a registrare, non a produrlo. Quindi questo gruppo farà qualcosa, questo gruppo se ne sentirà più parlare. Più o meno ormai percepisci un po', no? Anche per il lavoro che faccio come discografico e cose del genere. Recentemente sì, ho prodotto questi dischi per l'etichetta mia, ti dicevo, poi vabbè, questa produzione ho finito da poco una, che esce il disco ora, a maggio, no? Credo. Senti. La situazione oppure arricchiresti il tutto con altri musicisti, con altri strumenti. Lì è tutto da vedere, cioè, nel senso dalle loro esigenze. Sì, cioè, è chiaro No, che. però il progetto è quello, no? Cioè, Vabbè, poi tu. il live è quello. Cioè, tu però daresti per esigenze di mercato un prodotto. Sai quei discorsi, no, ma qua ci devi per forza la batteria, no, ma qua ci devi per forza. Sì, era il Oppure. discorso che si legava ieri, nel senso, la differenza magari fra le produzioni. In una certa maniera, e nelle mie, cioè in una certa maniera un po' più canoniche, diciamo, no? Come dice lui, guarda, mi piace, cavolo, canti bene, c'è una bella voce, la melodia è figa, però così non funziona, cioè ci perdiamo tempo. Se volete vi posso produrre, però ci mettiamo, come dice lui, in batteria, chitarra e basso. Io non sono così di solito, cioè è difficile, a meno che non scatti un colpo di fulmine e si può discutere allora sulla fruibilità, nel senso agevolare l'ascoltatore a far dire, guarda, va bene, fatto in questa maniera è un po' difficile da ascoltare, magari un CD, perché dal vivo ci può essere un'immagine completamente diversa. In studio magari ci ritrovo con un CD, metti, e magari un violino, una voce, potrebbe anche risultare, al di là che puoi attaccare una pedaliera e fare un miliardo di effetti, quello che vuoi, questa esigenza. Per cui lì bisognerebbe capire obiettivamente se scatta un colpo di fulmine per me, per permettermi anche di pensare o di azzardare e dire guarda, sì, mi piace, ma voglio fare una cosa del genere.
oppure agganciarsi a qualche esigenza che il gruppo ti può dire. Dice, guarda, noi vogliamo fare questa cosa, però ci piacerebbe qualcosina in più. Cosa potrebbe essere? Allora ti metti in moto con la testa e analizzi come potrebbe essere, se ci può stare una batteria o no. Mantenere un progetto per assurdo ancora più estremo. Allora ci mettiamo un violino, c'è un violino, ma invece di metterci una batteria che ci lancerebbe nel mercato, ci mettiamo un oboe, capito? Al contrario, cioè, queste sono cose che non c'è una regola per me, nel senso, si ascolta il prodotto. Ieri, senza fare nomi, abbiamo fatto un esempio di situazione di produzione in cui ti chiedevano una chitarra e una voce e non gliene fregava nulla di avere un progetto finito, ma anche un demo, anche una preproduzione. Questo per dirti è successo. Sono stato interpellato io per un disco, che si può dire tranquillamente, che, insomma, anche meno oggi, poi non succede nulla, insomma. Tipo, io avendo suonato con Molteni, avendo prodotto, seguito Molteni per tanti anni, tipo prima che uscisse Toilette Memoria, che è stato il secondo disco del nuovo corso, 2x2 che aveva fatto con Virlinzi, CGD, è stato bloccato 2 o 3 anni per un contratto stupido. Dopo che aveva fatto il disco, il primo andò molto bene, Splendore e Terrore, che è un disco che abbiamo registrato, cioè tipo mixato in una notte, registrato in 3 giorni, insomma. Per fare il secondo, Umberto si era mosso, era arrivata alla Caselli, in maniera molto a Caselli, si era innamorata artisticamente di Umberto, e aveva portato avanti un discorso di diversi incontri a Milano, in cui erano state dette tante cose, erano esattamente sul piatto della bilancia veramente tante cose, nel senso, la Caselli è un... è veramente un bulldozer, non guarda, cioè, non è che ti fa perché, sì, ti piace, mi piace, però, capito, non ci deve essere un progetto ben definito, per cui c'era di mezzo un'eventuale partecipazione a Sanremo, un altro perché c'era già stato Umberto, e cose tipo, credo, se non sbaglio, poi non ho seguito tutto perché ero poi all'esterno, docenze da amici, tipo tutor da amici, capito? Robe, era una roba comunque grossa, comunque, nel senso, era un percorso in dire, ok, se vuoi, era comunque un artista che veniva da un Sanremo che non aveva venduto poco, magari per quei canoni, per quei tempi era un po' troppo poco, però insomma, ha superato di gran lunga le 10.000 copie, eccetera, eccetera. Il tutto di base si è interrotto, un po' con stupore mio, ma con grande apprezzamento, che mi ha permesso poi da quel disco lì di lavorare un po' di più con lui. Mi sono entrato proprio da un punto di vista anche non solo artistico, ma anche economica, a lavorare proprio con lui, che ho apprezzato, al di là del personaggio che conosciamo tutti, però alla fine ha rinunciato in maniera molto violenta, perché a Conquibus lui ha detto, allora per la registrazione, lei, ah nulla, per la registrazione c'è Rustici, che è uno dei più grandi produttori italiani. Negramaro, no? Tutto quello che ha fatto, Enisa, Bocelli, sì, no. Ma io mi faceva ridere Umberto perché dice, ma io ho già preso accordi con Giacomo che devo registrare nel suo studio, abbiamo già fissato i giorni, no, no, guarda, non me ne frega nulla, ma poi il disco non uscirà ora, cioè, questo si parlava, credo, 2 o 3 mesi, un paio di mesi prima di andare in studio, per cui aveva già fissato lo studio con me, e lui convinto mi dice, guarda, ho fissato, no, 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 te portami, mandami tipo tutti i brani, chitarra e voce, li diamo a Corrado, Rustici, lui se ne pensa un attimo, li arrangia, poi
Poi vi rivedete, finalizzate la melodia principale della voce con la chitarra acustica, poi si va in questo studio X dove lavora Corrado. No, no, non era a Los Angeles, in Umbria, un altro studio grande. No, a Los Angeles ho detto, ci vengo anch'io. Gliel'ho detto. E là si va in studio. Si sceglie i musicisti e si fa il prodotto. Cioè, per cui sarà un percorso che almeno ci vorrà un anno e mezzo. E lì Umberto, dopo varie cose, parlando insieme, ha detto: no, no, guarda, questo non è quello che mi interessa. Cioè quando decidono che deve essere quello No, una l'iter, casella di compenso. Una casella di cioè compenso, nemmeno no. ascoltando il prodotto, di Sì, guarda sì. questo con Giacomo, Sì, questo tu. lavora. Sì, ma guarda. Ok, proseguiamo. Bello, ma non funziona, bisogna fare in questa maniera. Non c'è proprio, cioè, su certe cose. Allora, si sta parlando comunque di una persona, che purtroppo o per fortuna è un personaggio in Italia. Ha fatto delle cose strepitose, perché comunque è riuscita a fare. Però ecco, parlare di casa indipendente, della Sugar. Fa un po' ridere, nel senso, qualche mese fa ha acquistato per una cifra molto alta, cioè cifre da major, ha acquistato il catalogo della Cam. La Cam era tipo, non lo so, ci avrà il 90% delle colonne sonore dagli anni 50, agli anni 70, Morricone, Trovajoli. Piccioni, Umiliani, cioè qualsiasi film della commedia italiana o del poliziesco, cioè era tutto Cam, per cui ha rilevato il catalogo Cam, insomma. Ora, io sono un'etichetta indipendente, visto che faccio io i conti, so quanto si può anche andare molto in più, no? Può girare molti più soldi di quanto si possa immaginare. Stai attento a girare, ho detto, non guadagnare, perché ne girano tanti, ma spesso e volentieri non si fermano. Io non guadagno con la casa discografica, è un hobby nel senso. Se dovessi guadagnarci da una casa discografica dovrei fare tutte altre cose. Però ne riesco a far girare tanti. Io guadagno come produttore, come fonico, vivo in questa maniera. Poi queste produzioni me le seguo anche dal vivo, per cui risparmiamo certe cose e poi li porto a 360 gradi, i miei artisti, cioè, nel senso cerco di avere le stesse sonorità che voglio avere da un vivo che ho fatto in studio. Per cui, come dicevo ieri, è un discorso un po' più romantico il mio. Succede, mi hanno fatto una domanda, magari, dice, ma e se ti piace un gruppo non fai niente? Se mi piace anche no, perché? Semplicemente ti seguo a fare quello che mi hai fatto, magari mi mandi una cosa che mi esalta e dico, se ci metto mano la snaturo, magari mi piace così in modo particolare, magari te la impacchetto in maniera diversa come produttore, te la confeziono, diciamo, un po' meglio, però a volte anche non tocchi niente, insomma, oppure magari lo cambi completamente. Per cui capisci che Umberto, sapendo di rinunciare a tanto, ha detto: no, guarda, un po' forse dopo sarà pentito. Cioè, nel senso, hai buttato via, cioè, hai fatto una scelta grossa. Perché poteva andare, cioè, Toilette Memoria è un disco che ha funzionato, abbiamo fatto un sacco di date in tour, abbiamo venduto un po' di dischi, per cui con un percorso alternativo, magari scusa, una major, poteva veramente fare la differenza. Vabbè, sono scelte. Io ho apprezzato molto quello che ha fatto, ma non perché veniva da me, ci mancherebbe. Nel senso, per come si è posto, ha avuto il coraggio di dire: guarda, so che me ne pentirò e che ho perso un'occasione per vendere, però se devo vendere un prodotto che non mi appartiene, perché lo devo fare? Io voglio fare questo e lo facciamo. Poi c'è un capitolo 2. Però sì, quello è un po' più pesante. Su un pezzo, su un brano, gli era piaciuto molto, ci ha fatto lavorare un po', poi ci ha fatto un po' perdere tempo, insomma. Però
Per dirti, quando è venuta a salutarci in studio, ma sa perché c'era Elisa? Eravamo alle officine a fare l'ultimo con Umberto. Meccaniche, sì, scusami se ieri se ne ha parlato, non c'era. Sì, l'ultimo ingrediente Novus, che era il Besteri registrato, l'abbiamo fatto lì perché io avevo chiuso lo studio. E la passò la Caselli, perché era lì con Elisa. Obiettivamente se ci sentire un brano che era bello, insomma, però ecco, cioè, anche lì, Giacomo, la voce tienila più alta, dai, cioè, non mi rompere i coglioni, ascolta il pezzo, cioè, dai, sono in premix, cioè, non sono in mixage, cioè, la prima cosa, come mai si sente la voce così bassa? Vabbè, cioè, tra l'altro, no. Ascoltate il pezzo in rigoroso silenzio e ha detto due o tre cose alla fine mirate, che però essendo io il produttore mi sono fatto entrare e uscire, detto, mi rompete dei coglioni, scusatemi, cioè, ma questo lo seguo io, se no te lo vai a fare da lui, cioè, nel senso, tanto quel prodotto era stato fatto in quella maniera, per cui aveva un senso su quello, capito? Cioè, non dovevamo venderlo alla Caselli, per cui però una persona molto competente, però fai delle scelte. Ecco, lei è un po' più quadrata, però conta molto in Italia. Nelle altre major funziona un po' meglio, diciamo. No, esistono, esistono. Io sto lavorando con tutte. Hanno cambiato un attimo target, cioè target nel senso, hanno cercato di, come si dice, incanalare. Era una brutta, però insomma, i soldi o comunque il flusso di movimento di denaro, di interesse e cose in un altro settore, cioè meno sul discografico e più sull'editoriale, sulle edizioni. Nel senso si vende meno dischi. L'esempio che io ti posso fare è che scoppiato un caso mediatico, perché lo è stato, anche se non ti piace, dei cani. Io sono stato nel giro di un mese contattato da chiunque. Penso, come se si fossero svegliati tutti. Perché è un caso che smuove, non è detto che svenda dischi. E ho rinunciato immediatamente a un'offerta, per dirti, di una, non ti dico il nome, dai. C'è chi conosce anche qui. No, semplicemente, ma niente di che, però tipo, ma quasi ridicola un'offerta, ma è chiaro che ci provano per comprare la proprietà del master, proponendomi una cifra X, che magari potrebbe sembrare anche abbastanza alta, però fai due conti, diceva, mi basta vendere quel pochino in più che so che venderò, ma quel pochino in più, sono cifre però ancora reali, insomma, che si possa tirare fuori anche noi. Le chiede alla mamma o alla banca qualche migliaio di euro, cioè non si sta parlando di soldi. Per cui dire no, guarda, cioè non sono assolutamente tentato, non mi dai niente. Questo ti dimostra anche che per un tot di copie che puoi vendere, quando superi anche 2.000, 3.000, 4.000 copie nel mercato, le major si accontentano perché riescono a carburare qualcosa che prima magari si prendeva solo dal discografico, da prima vendevi 20.000 copie. Quelli erano proprio conti, no? Quanto mi costa stampare e produrre questo? Quanto le vendo? 20.000, ci guadagno X, punto. In più c'erano anche altre cose. Infatti le problematiche ci sono anche, ci sono fusioni, ormai sono poche le major che, cioè, tipo pochi mesi fa la Sony ha assorbito la Sony Dischi, che è una multinazionale, che se non sbaglio dovrebbe avere tutte i due dipartimenti sotto lo stesso tetto, ovvero dischi e edizione. Ha acquisito EMI Publishing, la EMI Edizioni, mentre la EMI Dischi è stata acquisita dalla Warner, no, dalla Universal. Cioè, per dirti, cioè, EMI Dischi non ha nulla a che vedere con EMI Publishing. Sì, cioè, capito, le due EMI. Una è Universal, l'EMI Dischi,
Universal, anche loro hanno due settori, ma sono due settori però sempre sullo stesso tetto, che sono Universal Publishing e Universal Dischi. È per dirti un po' di problemi, c'è proprio un piano diverso nel palazzo all'Universal, io ho dato distribuzione alla fine, al mercato è già venuto il disco dei cani in distribuzione Universal. E le edizioni, una parte ce l'ha Universal Publishing. E hanno dovuto fare due contratti completamente differenti, con due cose completamente differenti, difficili un po' da coordinare fra di loro addirittura. Cioè, avevo una persona che mi coordinava fra il publishing e i dischi, però non si sono coordinati così tanto bene. E lì, alla fine, l'aiuto che ti può dare una major è immediato a volte. Obiettivamente, cioè, inutile, cioè, tutti lo sappiamo, una major subito ti offre dei soldi per l'edizione. Te con quei soldi lì ti permette, come una volta, no? Non pagando più la produzione, una vecchia casa discografica, ti permette di agevolarti magari una registrazione, stare qualche giorno più in studio, decidere di pagarti un video, andare, se c'è un'etichetta magari. O se non ce l'hai, a dare in ufficio stampa e pagare un ufficio stampa migliore, cioè quello che vuoi, a darti da sputare in Crodini e bere al bar, capito? Cioè, ti aiutano in questo settore. Poi non si muovono più di tanto, per cui le major funzionano un po' più da catalizzatori, nel senso prendono, investono, ogni tanto piazzano, ci sono sì ancora contratti discografici che funzionano. Non sono tantissimi, però per dirti, parli anche con molti editori, Warner, Universal, EMI, in cui a volte io come produttore, come casa discografica, dico: guarda, vorrei fare questo gruppo, ti propongo questo gruppo, cosa ne dice? Sì. Facciamo, ti posso dare tot, ti posso spingere in questa cosa, ti posso dare una mano, cosa pensi di fare? Delle collaborazioni alla mano che prima erano quasi impensabili. O addirittura sono le major, è vero che dopo un po' ci si conosce tutti, che magari ti chiamano: oh, ma l'hai sentito quel gruppo? Io ero quasi intenzionato a prenderlo, però stiamo cercando un'etichetta, te lo faresti? Ma anche così informale, là ti muove, perché se lo fai te magari ne prendo io l'edizione. Diciamo, è un po' buffo che adesso tutti questi grandi major che prima sembravano inarrivabili, ma io prima ti dico 20 anni fa per me, nel senso non ci sono mai arrivato. Adesso ragionano, vabbè, è vero che mi è andata bene per un paio di gruppi, però tipo, è scattata un po'. Un gruppo va bene, è interessato a una major come edizioni, cioè ti chiama sicuramente almeno un'altra, perché prima si parlano fra di loro, si conoscono tutti bene. Gli A&R sono 5 in Italia, cioè, di cui 2 o 3 sono amici anche fuori dal lavoro. Non c'è questa rivalità, c'è spazio per tutti. Magari dice: mannaggia, lo volevo prendere io, me l'hai fregato, dai, facciamo un'altra produzione. Però nel senso, è chiaro che un po' devi dare una qualità, non è così facile. Ora io ti parlo un po' perché sono arrivato con un po' di prepotenza con una band. Tipo io per i cani ho fatto non un'asta, ma ho avuto proposto da tutte le major per comprare l'edizione, ma non è che mi abbia portato chissà cosa. Te lo dico proprio sinceramente. Non è nemmeno facile, perché poi alla fine l'editore, quello che può farti un po' di più è sincronizzare la musica, no? Ovvero sia mettere la musica su un filmato che possa dare dei soldi, che può essere o su SIAE in percentuale o di base solito su un forfettario. Per cui viene la pubblicità della Jessi Bianchi 100 pezzi, che dice: io voglio un pezzo di cani per pubblicizzare la mia roba. Universal dice: guarda, sì, se vuoi questo pezzo costa 10.000 euro, 20.000 euro, te lo prendi, li
ne dividi come ne devi dividere questi soldi e finita lì. Universal può anche cercare, può venire da te o da Jesse Bianchi e dire: guarda, vuoi fare questo? Anche questo fanno un po' meno perché è a grandi linee, magari siamo più noi nel settore come management o proprietari di alcune punte edizioni che prova a manipolare questo, oppure su film, non solo pubblicità, o sincronizzazione si intende quello che si sincronizza con un video, per cui ci metti qualsiasi cosa, no? Sì, a stretto contatto. Lui fa molta pubblicità, è l'elettore nostro. All'editore di Colapesce lui. Oh. Sì, la... Sì. Sì, Ferdinando, ci ho lavorato a stretto contatto e la... anche per fare il brano con Colapesce che abbiamo presentato per andare a Sanremo, abbiamo lavorato insieme, è un personaggio affascinante, molto affascinante, bravissimo. Magari se vieni dici: ma te conosci Giacomo? E lui ti sparlerà di me un po', penso no. C'è una stima con Ferdinando molto, infatti lui che non nasce come editore, noi abbiamo azzardato a dare Colapesce a lui perché mi è piaciuto come si è posto. Tipo l'ho data a lui e era interessata ad altre major, insomma. Aveva fatto una proposta anche la EMI. E lì in quel caso lì mi diceva, questa persona là mi diceva: ah, i cani, ci sono arrivato tardi, con la pesce non sono riuscito a prenderlo. E adesso il prossimo l'ha preso, infatti. Ho fermato una settimana fa con un altro artista, Cosmo, che uscirà a giorni, insomma. Mi ha firmato con lui. Per cui fa piacere comunque lavorare con persone che magari... C'è una stima reciproca anche sul lavoro che fai, no? Sull'atteggiamento. Per cui noi facciamo i nostri dischi e noi intendo lo staff che può essere D'Andrea, il mio socio, che è un po' il terzo elemento di 42 anche in diretto, dall'altro mio socio, e noi però io e Andrea ci occupiamo più che altro della produzione proprio artistica, esecutiva, dei brani, no? Riuscire a fare questa cosa con le nostre band e riuscire a creare un immaginario di sonorità e una qualità che ci permette, capito, di dire: il prodotto funziona. Poi se non ti piace, tanto, cioè, ci mancherebbe. Cioè, nel senso, se i cani ti fanno schifo perché posso capire ti fanno schifo perché ti stanno antipatici, ben venga. Però il prodotto funziona per come è stato fatto. Con tanti, come un disco di Colapesce, ha funzionato, insomma, ecco. È stata una produzione impegnativa, lunga, ci abbiamo investito soldi e tempo. Sì, nel senso non è Ci sono come una... dei nomi delle cose, possiamo cercare di contattarci, va proprio sul pratico, No, non è una roba tipo, cioè, non ti aspettare il tipo con scritto Talent Scout, cioè, magari nascosto nell'etichetta, nel portafoglio, non è questo. Un Talent Scout di base, forse adesso la mando a doppio taglio, perché con tutti questi reality che si fanno, tutti vogliono scoprire qualcosa, no? Tipo, faccio un esempio. Ieri stavo girando in rete, leggevo Repubblica, ogni tanto guardavo i video che ci sono, e c'era un video di una tipa che balla a una fermata dell'autobus inglese. Poi si ciottella, obiettivamente fa un po' ridere, cioè, nel senso, con le cuffie. C'è lei che fa dei versi, ferma lei, no?
Ci hanno messo una canzone degli ABBA, mi sembra, sopra. È un video super cliccato su YouTube. Chi l'ha presentato? Questa tipa credo non lo sappia, ma non importa, non sa che non. Ma ci sta che non lo sappia. Però quello che l'ha presentato racconta che c'è tutti i giorni, che sa delle didascalie e delle cose, ma anche i titoli di coda, che c'è tutti i giorni, che aspettatevi altri balletti. Capito? E si firma come produttore, talent scout, in questi casi che ha scoperto una cosa che va su YouTube. Se ci pensi, di base è la stessa cosa che fai con una band, capito? Te non sei nessuno, fra virgolette, con un telefonino magari riprendi questa cosa, vuoi diventare famoso, vuoi avere i tuoi 15 minuti di gloria, no, 4 minuti di gloria, che dice Andy Warhol, e lo provi, e lo stesso lo trasponi sulla musica, no? Per cui tutti sono tutti talent out, tutti hanno. Sono pochi quelli che obiettivamente possono avere, per riassumerti il tutto, che possono avere un po' il vero talento di dirti ok, sei figo e puoi valere cose del genere. I soliti addetti ai lavori, non c'è niente da fare, non ci so, non mandano emissari oppure persone nascoste. No, perché sarebbe cioè controproducente in questo momento, cioè nel senso non ha più senso. Forse una volta al Cantagiro si faceva, magari ai tempi del Cantagiro, capito? Che si andava a scovare magari nelle balere o nelle case del popolo o di altre cose, e se c'era qualcuno che poteva cantare, cose del genere. Cavolo, è uscito, ma non lo so, si fa per dire Modugno, e l'ha preso la RCA, allora anche ne so. La CGD, no? Un messaggio di linea, cioè quello che era. Allora troviamo anche noi un artista, e ci sono tanti esempi. In quel caso lì, queste cose erano molto più semplici di oggi, però funzionava più o meno così, cioè buttavi fuori un 45 giri, se funzionava andavi avanti, se no, no. Sentivo qualche giorno fa la trasmissione su Radio 2, c'era ospite Patti Bravo, è vero che per il grande pubblico non se ne rende conto, specialmente per i ragazzi oggi, ma prima funzionava tutto completamente differente, la discografia. Non mi raccontava nulla di nuovo, ma ti faccio questo esempio per dirti. Patti Bravo era una che ha proprio fatto un record iniziale del disco più venduto, LP. Quando uscì il primo, perché non il primo, non lo so, perché di solito non usciva mai, e chi li comprava gli album? Gli LP non li comprava nessuno. Anche se va a un mercato del disco usato, alcuni vinili sono più rari perché ne stampava un po' che di 33 giri. Il mercato era 45 giri e 45 giri le facevano magari anche 10. Poi gli album, non a caso, erano una raccolta di 45 giri, che il lato A e il lato B, quando poi i lati B diventavano più famosi, insomma, e cose del genere. Ma lo stesso Battisti, se vedi le cose che sono uscite all'inizio, sono solo raccolte. Cioè, se vai a leggere realmente la discografia, è una raccolta di singoli. E magari, che ne so, è passato anche 2 anni dal primo album, da quando magari un artista aveva fatto come Battisti i primi singoli. Perché lì tanto era no, quello che facevi ascoltare. Cioè, era un formato che non era importante. Era il 45 che sentivi nel jukebox, che sentivi nella radio, che lo portavi alle feste e ci mettevi il nome sopra per non cambiarlo con gli amici. Per cui era metodologie completamente diverse. Oggi c'è internet, c'è YouTube, c'è iTunes, c'è Spotify, ci sono tutte le varie tecnologie, c'è la pirateria, c'è il copy, per cui non siamo più in quella maniera. Però si sente sempre di più i brani. Ecco, la differenza di allora a oggi, per cercare un po' di risponderti a questa tua domanda, era anche che all'epoca con i talent scout dovevi andare a cercare e poi dovevi fare un percorso ben preciso, e costava farlo questo percorso, perché comunque sia, non ci si rende conto, ma questi singoli che funzionavano non vendevano 100-200 mila copie. Cioè, se vai a vedere dei numeri, tirature di 2-3 milioni. No, ma non sto scherzando, 3 milioni e 45 giri che funzionavano. Vuoi perché magari, che ne so, c'erano 100.000 jukebox,
cioè, capito? Per cui non è che li vendevi, oppure c'erano tutte le radio, non potevano andare sulla cassetta a sentirlo se non sdoppiavano, non avevano i 45 giri, per cui alle emittenti radiofonici dovevano mandargli quello. Per cui oggi cambiano tutto completamente, chi te lo fa fare pagare un talent scout? Ti metti, guarda, mi metto qui e lo cerco, nemmeno con un computer, con un telefono. C'ho YouTube, c'ho Spotify, c'ho iTunes, c'ho la rete, c'ho tutto quello che mi serve, se voglio. Poi, chiaro, mi muovo, ma non gliene frega nulla a nessuno, capito? Non, per cui ti devi un po' adattare a quello che c'è. Una domanda che mi era venuta fuori dalla produzione, a volte magari mi chiede alla produzione e un gruppo fa: e adesso che si fa? E adesso cosa facciamo? Io non ho la bacchetta magica per mandarlo in giro. Uno, non posso produrre tutti quelli che registro, perché insomma il lavoro di produzione audiofonico non è legato a 42. Diciamo, il mio studio è più un appoggio per 42, ma è slegato, insomma. Però è successo che magari un gruppo che ho registrato o che mi è arrivato un demo, li ho fatti. A volte sono andati bene, a volte no. Ci hanno conosciuti, vorremmo venire da te, se ci dai una mano nella produzione. Poi, mi piace, figo. Mi va di fare un disco con noi, insomma, farlo. È successo tranquillamente. Ciao. Non c'è, oggi è ancora più un salto del buio. Non ci sono regole, il consiglio che davo ieri e che cerco di dare quando magari alcuni gruppi chiedono in base alla produzione come finalizzarla, cosa può servire, ma quanto devo spendere, cose del genere, dire. Fare un prodotto al meglio, sì, però il meglio a volte se non hai da finalizzare un'uscita, non spendere soldi inutilmente. Oppure se ce l'hai e li vuoi fare, sei conscio che vuoi provarci a farlo, di non aspettarti che magari ti possa cambiare fare una produzione o un disco. È chiaro che il massimo sarebbe se tu riuscissi a trovare prima qualcuno che ti potesse dare una mano, non tanto per produrre, ma magari che ti potesse supportare economicamente, o che ti potesse permettere di fare qualche concerto in più, per mettere da parte dei soldi per poter ricominciare. È chiaro che da qualche parte bisogna cominciare. Ieri una ragazza diceva: io ho fatto 3 esperienze, ho 15 pezzi, ho fatto l'esperienza registrata chitarra e voce, era a Rimini, in uno studio che gli hanno arrangiato un po' più jazz, una cosa, un'altra roba l'ha fatta con dei musicisti che la seguono dal vivo e suonavano in un'altra maniera, altri 5 non mi ricordo se da sola, in maniera un po' più acustica, e diceva: qual è la mia strada? A chi ne faccio sentire? Ne faccio arrangiare un po' più in una maniera o in un'altra? Quelli sono i problemi che un produttore a volte, se lo azzecchi, ti può aiutare, ma ti può anche rovinare. Oppure devi riuscire a capire un po' anche te cosa vuoi ottenere da quello. Nel senso, no? Un azzardo che fate voi, violino e voce, è inusuale, è chiaro. Può essere un'arma vincente, o può anche essere un'arma tagliente. Dire: sì, guarda, figo, lui con il violino, che fa un sacco di effetti, ma all'atto pratico cosa mi dai? Cioè, ti parlo sul mercato. Cosa puoi dare a te? Massimo rispetto. Capito? Però se te hai... Hai presunzioni, ma è giusto che tu ce l'abbia. Tutti dovremmo avere presunzioni, chi suona, o velleità di porti in un mercato dove ci deve essere libertà per tutti, la spazialità. Dice: io voglio presentarmi con questo cazzo di violino e questa voce, perché questo è quello che vogliamo dire. Però ti stai mettendo in un mercato, questo è il problema.
ti devi in qualche maniera confrontare, ma non con altri 10 band che fanno voce e violino, con altri 10 band che fanno heavy metal, rock, Amici, X Factor, tutto. C'è spazio per tutti, che poi magari un milione ascoltano questo e una persona ascolta te è un altro discorso, ma il mercato è sempre quello, perché te commercializzi un tuo prodotto, lo registri e lo fotografi sul supporto. Che magari supporto non esistano più, è un altro discorso, ma poi lo metti in rete, lo vuoi vendere, lo puoi commercializzare. È comunque lo stesso, il processo è identico. Lavoro, soldi, registrazione, produzione, finalizzazione, commercializzazione. Ma io non ci voglio mica guadagnare dal mio disco, no, ma lo commercializzi. Te per farti stampare 500 copie di un CD o per mettere su iTunes devi pagare. Bene, allora perché non riprendi almeno le spese? Se no allora c'hai i soldi, fai quello che fai, non, stai zitto come va, capito? Cioè nel senso è un processo che è un po' più complesso. È quello che io un po' contesto a volte a certi gruppi, che dire state attenti che nel momento in cui si finalizza un prodotto ci mettiamo sul mercato. Massimo rispetto. Però ci sono delle piccole regole, cioè non possiamo fare proprio gli spocchioni o gli sboroni, come dica la Lea Bologna, non contemplare le regole del mercato, perché ci sono, se ti poni nel mercato. Se lo vuoi fare per casa tua o per darla agli amici, per suonare la domenica quanto vuoi, allora puoi fare tutto quello che vuoi, puoi chiamare anche il produttore più grande di questa terra, c'è i soldi, c'è chi l'ha fatto, insomma, per cui c'è gente che vedevo qualche tempo fa che sta mettendo da parte dei soldi per far fare un disco, una reunion a un gruppo che non esiste più e farlo produrre da cosa, ma ti mandavano 200-300 mila euro, c'è cioè una cosa del genere, c'è cioè, di gente pazza, ce n'è, capito, che vuol fare le cose, per cui c'è cioè, di tutto, però nel momento in cui ti metti lì devi arrivare a delle cose. Allora il produttore può essere il tramite, la finalizzazione, intendevo questo, di dire ok, dal vivo ci siete voi che potete in qualche maniera essere il tramite. Loro ti ascoltano, te suoni, io parlo, voi mi ascoltate, ci guardiamo, ci confrontiamo, mi esprimo a parole, voi suonate. E dite una cosa in musica, io a voce. Quando registri, io sono da solo, al bagno, in camera, al bar, ovunque, e sento la tua musica. Allora, il lavoro di un produttore, o del giusto produttore, se si può dire, oppure del fonico, è quello di riuscire a rendere più gradevole possibile questo ascolto a chi non ti conosce. Ma far sì che non che possano sentirlo solo gli altri 2 persone che magari fanno un progetto come te, ma che può arrivare anche, che ne so, a mia mamma e dire: ah, interessante, un po' strano, ma interessante. Cioè, capito? Questo è la mediazione. Pensare di fare arrivare a tutti il disco, di avere anche se non vuoi fare strano il disco, capito? Un minimo, ricordiamoci che quando si va a stampare, se vuole essere solo per un certo tipo di pubblico, si può fare in una certa maniera. Se non vuoi arrivare un po' più al pubblico più grande, si può porre in una certa maniera. Una Pausini, come dicevo ieri, deve arrivare a milioni e milioni di utenti, i produttori, i discografici pretendono che il prodotto sia perfetto per certi loro canoni. È bravissima alla voce, fa 10 take, sfido il più grande fonico a distinguere le differenze di intonazione, ma veramente molto brava. E anche se è perfetta, le montano e prendono la migliore, autotunes per sicurezza. Cioè, questo è quel che vuol dire, capito? Cioè, nel senso,
per essere sicuri che funzioni come processo, che non ci possa essere, che magari in uno stereo, capito, in questo stereo piccolino, no? Che c'è una cassa, c'è una distorsione armonica e magari va a interferire una frequenza in 350 Hz che magari fa sentire una stonatura in quella nota solo su questo oggetto. Ecco, non ce deve essere. Voglio essere sicuro che non c'è su questo. Allora lo fanno in questa maniera. È un metodo. Ad ottenere quel risultato, no? Che è solamente la forma. A Mi quella sono sì, fidato, sì. magari insisto tutte le volte che risentivo, lui c'era, mi dispiace se non la Pausini ricorda il budget più alto in italiano che c'è, però è anche quella che guadagna, fa guadagnare di più. Per cui paragona, lo so, no, lo so, ma io ho 20 anni che lavoro in questa maniera, però non è, no, non voglio assolutamente fare un polemico, però un po' lo sono stato anche ieri e lo sarò sempre, insomma. Però nonostante tutto, per spezzare un bastone e farti capire certe cose, devi valutare anche una cosa. Cioè, metti sempre tutto in paragone alle tue possibilità o alle possibilità di quel momento di loro, capito? Facciamo un esempio, che non c'entra nulla. Ti hai fame. Hai in tasca 100 euro, ok? Vedo un ristorante dove costa 90 euro. Dici, ma rimango solo con 10 euro, forse non me lo posso permettere. Però, se non ti poni un problema nel ristorante a 90 euro, dici, ti guardi e dici, guarda, ci sono 10 ristoranti, uno costa 2 euro, uno 3 euro, uno 4 euro. Vale uno qualsiasi, perché tanto ce l'ho i soldi per farlo. Ah, posso anche permettere di andare due volte perché ce l'ho i soldi per farlo. Ecco, te prendi questo esempio della stupido e riporta nel discografico. Io ho 100 milioni di euro come budget della casa discografica, no? Ma è uno studio che mi costa 2.000 euro al giorno. Ci posso stare 10 giorni. Ora, mentre con quel budget era solo per mangiare e te ci devi campare, forse questo mancava, 10 giorni o 20 giorni. A 2 euro ci campi 20 giorni, era un po' scontato. Davo per scontato, scusa, la lunghezza delle studio, di registrare in quanto può costare una produzione. Hai 100 euro per campare un mese. Se spendi 90 euro per gli altri 10 euro, come fai a campare un mese con 10 euro? Se invece mangi 1 euro al giorno. È lo stesso discorso qui, capito? Quelli hanno 100 milioni, faccio un esempio, possono andare ad uno studio che costa di più, aspettare, provare e essere sicuri. Forse se avessi quel. Forse se io fossi la Pausini, o un produttore della Pausini, o il discografo della Pausini, quale sarebbe il problema? Investo 200.000 euro, mi ritornano 2 milioni. Posso investire anche 300.000 euro. Vuoi fare 400.000? Ma sì, dai. Magari me ne entrano anche 2 milioni e 200.000 in più. Per cui. Su questa forma, no? C'è l'intonazione perfetta, il No, questa è concetto. una polemica che adesso non voglio fare, perché è un altro discorso. Nel senso, sono d'accordo con te. In realtà non è solo l'intonazione. Per l'appunto, due di queste artiste molto famose, tipo Elisa e la cosa, sono veramente non brave, bravissime. Cioè, una roba è impressionante quando le senti in studio cantare. Cioè, non è nulla di artefatto veramente. È artefatto quello che viene costruito intorno. Per cui per me è ancora più polemico questo, capito? Per cui nel senso, ora faccio questo esempio, vabbè, l'avevo fatto ieri, era perché è molto palese, cioè. Sempre la Pausini, quando io ero alle officine con Umberto, erano lì a registrare due brani nell'altro studio. Due brani, un mese. 15 per registrare e 15 per mixare. Per cui io avevo 18 giorni di studio e ho registrato 18 brani. E ne ho mixati mezzi perché non ce l'ho fatta, poi l'ho continuato a fare a casa. Però, insomma, capito? Per cui è sempre tutto relativo, capito?
cioè la produzione mi dà X e posso spendere X e cose insieme. È chiaro che lo faccio anche nel mio piccolo. C'ho un gruppo mio, l'editore mi dà un po' più di soldi, non me ne metto mica in tasca, che me ne frega, anzi, faccio un video più figo, vado in studio a registrare 5 giorni in più e faccio un qualcosa che ritengo di sfruttarlo positivo per la produzione. E lo stesso fanno comunque a quei livelli, però dipende sempre come commercializzarlo. Investiti solo in una direzione piuttosto che, ok, abbiamo un sacco di soldi, perché non dobbiamo trovare un testo migliore, piuttosto che sperimentiamo suoni nuovi, cerchiamo di... Sei polemico. Il testo che te dici migliore, ok, per 2 milioni di ascoltatori è fighissimo, e loro l'hanno fatto figo, hanno guadagnato un sacco di soldi su quel testo. Non puoi avere la presunzione di dire un testo migliore per te. Se vuoi un testo migliore, vatti a ascoltare un'altra persona, se non vuoi quei tipi di testi. Lei fa quello. Che con lo stesso investimento, con un testo migliore, riesco a coinvolgere anche quell'altro, non io. Non ce la fai. Non ce la faccio. Non rischierei mai nemmeno io, a quei livelli. Mi dispiace dirtelo, ma non azzarderei. Girano troppi soldi. Te non ti rendi conto di quanto ne girano, fidati. Ti posso fare un esempio, magari dopo, se non siamo in diretta, ma ti garantisco che delle cose che ti si rizzano i capelli, ne può valere la pena per la produzione, perché ti ripeto, ha messo la cassa aperta anch'io, perché no? Però è sempre il stesso. Appunto, non ce la fai. È un prodotto comunque, sì, che ha ragione lei, che è mirato, come dicevi te, come ti dicevo a te prima, capito? Devi capire sempre dove vuoi arrivare, perché gli aneddoti sono tanti. Poi più ci lavori, più non te ne frega di sapere certe cose, più le vieni a sapere per caso, perché proprio non andando a cercare, no? Cioè sei proprio libero nella testa delle cose. Poi che ne so, un giorno ero in studio, nel mio vecchio studio, c'era una persona, ma che è strano questo personaggio, faccio, ma cazzo fa, c'è anche una certa età, ma cazzo fa quella, ma dai, mi fa quell'altro, avevamo due studi in uno, no? L'altro proprietario, ma sai lui chi è? Cioè, ma chi è? È Guido Elmi, il produttore di Vasco Rossi, no? Storico. Minchia, strano. E poi ci ho avuto a che fare, ci ho parlato, lo conosco, insomma. È una roba, cioè, che non ti puoi immaginare, insomma, cosa viene fuori da certe cose. Più che, ne so, la mia vecchia assistente ha lavorato in Phonoprint, che è uno studio a Bologna, proprietà Dalla, Morandi, insomma, era tutto uno storico, insomma, studio. Ci ha lavorato un anno come assistente, poi è scappato e è venuto da me, pensate, cioè. Eppure ha visto passare Zucchero, Morandi, Rossi, Carboni, un sacco di band. Fra lui, fra altre storie, mi raccontavano anche la produzione di Vasco Rossi, che ti sto parlando volutamente di due produzioni al top, no? In cui ti fa sorridere, però dice, va bene, ma funziona, che ne vanno a fare? Cioè, è chiaro che se mi metto seriamente a parlare con te, mi incazzo più di te, sinceramente, perché io ho basato la mia vita su più o meno le stesse cose, cioè fare musica, fare la musica che mi piace, riuscire a dare un qualcosa che ritengo sia piacevole, sbagliare, avere il culo di fare qualche giusta mossa, e divertirsi, e poi non per ultimo campare. C'è una famiglia, una bellissima moglie, due figlioli, insomma. Ho passato anni a dire, ma te cosa fai? Beh, faccio fonico. Sì, ma di lavoro? Guarda, mi occupo di musica, c'ho anche una sua registrazione, registro di gruppo. Sì, ma di lavoro? Ma guarda, questo è il mio lavoro. Ma i soldi come li porti a casa? Sì, in effetti ogni tanto vado a lavorare come cameriere, cioè ti rompi i coglioni e dici una cosa del genere, no? Ma ti giuro che ci hanno voluto anni per capire la mentalità anche italiana, per cui
Io sono più dalla tua parte, puoi immaginare, insomma. Però ecco, aneddoti che senti, che ne so, pubblicizzano un disco di Vasco Rossi, questo disco di Vasco Rossi è stato fatto in America. Figo. Sono stati un mese a Los Angeles. A Vasco tipo, è entrato un giorno in studio. Un giorno. Ah, bello, bello, sì, va bene, vai. Quando torniamo a Bologna faccio le voci. È tornata in fono, prende con calma, si è fatto le voci. Un giorno è stato, ma anche per la scrittura, cioè nel senso, è chiaro che è un interprete, è diventato ormai un interprete, ma va benissimo. Però per dirti, a volte su certe cose si perde quella romanticità o quella cosa che c'era una volta, però se funziona, ragazzi, cioè, non funziona. Ma lo racconti a tutti i fan di Vasco, probabilmente ti trovano un aneddoto, ah figo, bravo, allora dà fiducia ai suoi musicisti. Funziona, va bene. Cioè, poi anche Guido mi diceva, ho comprato questa testata, fighissima, un Orange, per la chitarra, un amplificatore per chitarra. Perché l'ho provata a usare, mi spiegava, l'ho anche provata in studio, me l'aveva portata, me l'aveva lasciata, dico, ma è molto bella. Poi volevo dire, però Guido, cioè, senti il disco dove hai usato questa testata, le chitarre sono così. Cioè, nel senso, lo senti qui, vroom, ti spettinano se la suonano in questa sala. Non dico che devi spettinare il disco, perché, però capito, lo devono impacchettare in una certa maniera e sanno che in quella maniera lì vanno. E poi ci sono tanti altri aneddoti, insomma, sui testi che ti potrebbe fare molto, ancora incavolare molto, molto, ma molto di più, insomma. Magari quello te lo dico a telecamere spente. Però insomma, non. Per cui è chiaro che volutamente cioè, ti faccio degli esempi al massimo e al niente. Da lì, con la tua immaginazione c'è tutto. Per cui in realtà non c'è una regola. C'è riuscire a uscire dalla giungla. Un po' ci vuole culo, ragazzi, cioè non c'è niente da fare. Uno. Due, ci vuole talento, ma non della De Filippi, cazzo, cioè, nel senso, non di quelli. Cioè, nel senso, tu devi saper suonare un minimo. Ma non basta. Deve avere quel che tu vale. Un po' di sana e vera, veramente meritocrazia. Bisogna ammettere, essere cinici. Cioè, funziona, non funziona, non funziona, non funziona, non funzionerà mai. Terribile, non funziona, non funziona. Potrebbe funzionare, funziona, funziona alla grande, cioè, è così, purtroppo. Per quanto riguarda la verità, poi è giusto che chiunque, tutti, io sprono sempre a provare, a fare, aiutare, ci credo, do il massimo, qua là, però a volte può bastare magari. Cioè, capito? Sono i punti di arrivo che cambiano anche. Per cui bisogna avere la presunzione di dire funziona per cosa o non funziona per cosa. Io ti parlo un po' più in generale, se vuoi diventare famoso qualcuno. Però se a te ti può bastare funzionare e fare 50 concerti all'anno perché c'hai un lavoro, suonare una volta alla settimana 50 concerti all'anno, perché c'è un lavoro che ti piace, che ti soddisfa, ti basta andare a fare. Io una volta alla settimana, invece di andare a giocare a calcetto, faccio un concerto. Vendere dischi agli amici e qualcuno, avere qualche soddisfazione, qualcuno ti dice, sai che sei un bravo musicista, mi piace la tua roba. Ecco, allora, se quello è il punto, finalizza quel punto, non andare oltre. Se vuoi diventare famoso, allora devi entrare in un giro. Famoso ti dico entrare in un contesto in cui lavori, diventa un lavoro, ci guadagni, puoi permetterti di fare solo quello. Tanti gruppi si sciolgono anche, oppure magari si sfaldano, si separano, perché in un gruppo c'è, cioè, chiaro che c'è quello che punta a campare e quello dice, io faccio il commercialista, io faccio il cameriere, cioè io faccio. Molti anni fa il pompiere, insomma, ecco. Da 20 anni, sì, lui è pompiere e gli piace il suo lavoro, lo vorrebbe, non, cioè, non è che non lo vuole fare, è proprio ninja al dovere, è un super pompiere. No, ma è vero, cioè, sì, è un lavoro che gli permette, perché c'ha dei turni e le ferie, si gioca tutte le ferie per mezzo tour, insomma, ecco.
Però è sempre quello il punto, capito? Dove la finalizzazione delle cose, quella è importante. E poi tutto il resto viene da sé, nel senso, come si diceva prima, il budget, come farlo, con chi lavorarlo, per non trovarsi anche delle tramvate in faccia, insomma, perché vedo tanta gente che magari è dispiaciuta che un disco non abbia funzionato, che deve chiudere un progetto, insomma. Io suonavo con un mio gruppo, non mi vergogno a dire che ha funzionato un po', abbiamo fatto un po' il nostro, no, più di quanto mi aspettassi, no, magari forse speravo qualcosa in più, però alla fine, vabbè. Forse non eravamo in momento, non eravamo in periodo, non eravamo le cinque persone affiatate per farlo, c'erano dei progetti diversi, quello non avrebbe mai lasciato il lavoro per impegnarsi alla musica, quell'altro aveva fatto la famiglia e sicuramente se si doveva partire in tour e fare certe date non ci saremmo stati, per cui io ho proseguito il mio percorso in altri modi, ma non ho particolarmente capito amarezze, cioè dobbiamo essere consci, cioè, dipende da dire, se funziona un mio progetto bene, mi funziona qualcos'altro, cioè, è chiaro che lavorando un po' più a 360 gradi sulla musica io riesco a trovare energia a volte da tutto, poi a volte per dirti per anni non me ne è proprio fregato più nulla di suonare, poi è capitato di risuonare, è divertente, è chiaro, però anche stancante a volte, troppo. L'età avanza, è un po' più stancante, cambiano un po' i ritmi e le cose. È sempre importante focalizzare un punto di arrivo, magari anche a step, capito? Per non perdersi, per non perdere tutto quello che c'è intorno. Perché poi ho visto gente che si è persa proprio mentalmente cercando cose che non trovava o sentendosi, capito, non valgo un cazzo, qua là. Non è detto. Per cui a volte farsi aiutare può aiutare, a volte sciupa naturalmente. Però io cioè, mi rendo conto di dire a volte delle banalità o delle cose abbastanza lapalissiane, cioè. Però forse può servire sentirsene dire, cioè non dirle magari no, perché non me le dica a me, ma sentirsene dire, se io mi sentissi dire alcune cose, ah, è banale, ma se funziona così, forse là non sono così stupido, rincretinito di non pensare che devo fare chissà cosa. Cioè, a volte il percorso è molto semplice, non voglio disilludere la gente, anzi, ma nemmeno illuderla. Chi doveva forse uscire, nel senso discograficamente parlando, o arrivare, secondo me 9 su 10 esce comunque, non, in maniera un po' cinica, insomma. Poi le percentuali che ci sono per far uscire un progetto nuovo che sulla base potrebbe non uscire, lì entra la sfida. Però c'è una soglia anche lì. Arriva a un certo punto che dici, no, guarda, cioè, nemmeno se si investe nel record in budget più alto con questo, forse magari se si crea una roba mediatica, ma diventa un personaggio di spettacolo, non più un progetto musicale. Cioè, hai capito? Come crei un personaggio e via. Per cui ci sono tanti progetti, tipo, faccio un esempio, mi è venuto in mente una roba del genere, tipo un po' porno. Lui è un bravissimo musicista. Lei è stata tanto tempo a Bologna. Cioè, obiettivamente, dal vivo cioè, era un po' difficile fare. A parte lei, bisogna dire, canta, dai, spingi un po' di più. Però è stato più un fenomeno mediatico. Cioè, quello è un progetto che ha funzionato. Il brano è carino, il brano è intelligente. Io percepisco da dove l'ha fatto, perché so chi è, perché so che background è. Poi è stato fatto con un paraculaggine,
lei è carina, è una bella ragazza, e la canta in una maniera, il video è fatto bene, eccetera, eccetera, e ha funzionato come, arrivi all'avventura, l'avventura ti fa le cose, però obiettivamente è un prodotto che insomma ha avuto dei problemi, prima e dopo. Sfido chiunque, nei milioni di spettatori che possono aver sentito questa canzone in televisione, di dirmi se conoscono un altro brano di questo gruppo, o di sapere addirittura chi è il gruppo, o riconoscere se un brano è quest'altro gruppo. Non è proprio un singolo come era una volta. E lì è stata proprio, si è creata, secondo me non voluta, un personaggio. Ah no, vabbè, ma quello sì. Sì, no, ma quello, senso, ma quello non conta nulla. Per cui sono trovati sicuramente anche sovraesposti, non aspettandosi questa cosa. E questo ti può tagliare le gambe. Perché magari se avessero fatto un percorso più normale, lentamente, e fossero arrivati, non per un singolo. E per la creazione di un personaggio e per una cosa mediatica così forte, magari l'avrebbero fatto delicatamente, capito? Arrivi subito là, cavolo, per tenere quel livello non è facile, non è per niente facile. Devi essere in grado di scrivere qualcos'altro che non dei brani che funzionano così. Magari te non volevi fare tutti così, capito? Poi devi capire se ti è piaciuto questo. E non è detto che ti sia piaciuto perché magari ti dà un'immagine che sì, ti ha dato soldi, ti ha dato fama, magari ti ha dato visibilità, ma non era quello che volevi te. Non mi sembra che. Infatti, però per dirti no, una roba che so che sono qui, che io conosco loro, che è stato proprio una roba mediatica incredibile, ecco. La devi vedere anche in questa maniera, no? Come ti dicevo. No, lì non. Sai perché? Perché veramente penso, te lo può confermare lui, che eravamo noi, cioè gente che suona, che fra l'altro ha un background musicale anche interessante per quanto mi riguarda, no? Che la attenzione agli strumenti, certa armonia, no? Ma aspetta, ma tipo fatto, pum, per caso un pezzo, per cui poteva veramente non uscire dalla Puglia quel progetto. Per cui non, in questi casi, che produttore? Cioè non sa nemmeno magari se finirà in disco o se viene stampato da qualcuno, capito? A volte succede anche così, cioè non c'era niente di mirato. Questo, sì, su questo percorso però penso sia un caso, per cui dovresti semmai su quello dopo fare una squadra e decidere se vuoi continuare o no. Però io penso che loro non gliene fregasse nulla di continuare per avere un'immagine in questa maniera e che lo pigliano come scherzo, allora continui come se nulla fosse successo. Ti sei intascato un po' di soldi Vabbè, magari continua dove hai lasciato con qualcosa di più, però oppure si sono sobbarcati un'immagine che non volevano avere. Perché magari una volta vai a vedere in concerto, lui è molto bravo, sceglie musicisti bravi, insomma lei è quello che è, brava, ma non è una roba da. Un animale da palco, nel senso non ha una voce, cioè, si fischiava tutto il microfono, insomma, perché cantava molto piano, per cantare lì, allora dovresti fare un discorso diverso. Si va a suonare in locali sempre di più di merda e impianti che non suonano mai e che si rompono, cioè sono tante le problematiche, capito? Le vai a vedere una volta e le vai a vedere a Bologna, al locomotive, obiettivamente,
un pezzo, due pezzi, non senti quasi la voce, duri un po' fatica, si sente male, ok, arriva un po' carino, qua là, poi non apprezzi nemmeno il concerto, perché magari, capito, non è quello che ti aspettavi, di vedere, oppure di sentire. In realtà, per cui è un buttarsi subito in maniera sbagliata, però è chiaro che in una situazione del genere, quando sei in ballo, è difficile dire no, insomma, trovassi una band che potesse avere un potenziale del genere per un pezzo, se non mi spuntando lo faccio, se no non lo faccio, questo sì, non ho remore. Ti faccio esempio, un mio artista è stato contattato per il primo maggio a Roma, non ci vuole andare e non ci va. Dice, no, guarda, non mi interessa, ma non che non se la sento, ha paura, no, proprio per come mi hanno chiamato, dice no, devo cantare una cosa degli altri, insomma, non è proprio il mio, eppure di buono. Penso che almeno in Italia non ci sono mai montato, sono andato vicino, ma insomma, suonare in un palco così con tutta la gente è un'emozione, sinceramente è una cosa da fare. E non ci va, per cui l'importante è la coerenza. E io non capisco, ho detto, fai bene, pur essendo la casa discografica e il management. Ma qual è il problema? Va bene così. Con altri due ci andiamo, però. Perché va bene che c'è quella pesce, dovrebbe esserci, insomma, ecco. E là, per cui sì. Quello, però ecco, per cui dipende sempre, cioè un po' di, secondo me vieni sempre premiato sulla tua coerenza e sulle tue scelte. Guarda, puoi essere premiato anche da una persona sola, cioè per darti una sensazione, dai tuoi musicisti, dai tuoi amici, cioè, capito, non è detto il pubblico o non pubblico, anche dalla tua donna può essere premiata a dire bravo, non hai fatto questa cosa, cioè, chiunque. Tua mamma, cioè, capito, è un qualcosa che ti verrà sempre premiato come gesto, perché magari è sincero. Allora io odio un po' le persone ipocrite, però nella musica c'è tanta ipocrisia, però è utopia questa, sono polemiche che non voglio assolutamente fare, per cui la cosa che io ho sempre detto quando se ne parla in giro o parlo con delle persone con cui collaboro è che so che è banale, ma io farò solo quello che mi piace. È veramente duro fatica accettare compromessi. Avrò sbagliato cose, avrò perso soldi, avrò sbagliato avrò perso qualche treno, però io non lo vedo come perso, perché non l'ho preso, è diverso. Non ho perso niente. Sono partiti altri treni, non mi interessavano, ho fatto le mie scelte, io ho scelto un altro treno per prenderlo, capito? È differente per me questo. Perso nel senso che poteva avere occasione di lavorare con gente più famosa e di conseguenza più conoscenze e di conseguenza più soldi e più opportunità di lavoro. Ma se queste opportunità di lavoro che mi davano erano opportunità di lavoro con altre persone in cui non mi interessava la musica, è ancora perdita ancora di più soldi, però avrei perso anche tanta mia tranquillità mentale, tanta mia lucidità mentale che non mi interessa, per cui non ho perso nessun treno, ma ne sono fatti partire e non ho preso altri che mi interessavano. E questo andrebbe rispettato un po' in tutto, anche nel discorso che si faceva di pop porno, capito? Non è detto, cioè si percepiva che comunque non era una cosa mirata in questa maniera, e non avrei in dubbi nemmeno io su certe cose, come non l'ha fatto Molteni, come possono aver fatto tante, e come si siamo sentiti dire sei uno stupido. Sì, forse sì, però in quel momento giustamente ho detto, ma a me non mi interessava avere quel prodotto, per cui ho perso l'opportunità di arrivare al grande pubblico, ma sarei arrivato con un prodotto che non era il mio, per cui cosa ho perso? È chiaro, ti fa lì per lì, poi tu dici 100 volte, dici cazzo, però con la Schnur chissà, forse sarebbe cambiato, forse potevo fare il compromesso di un disco, facevo successo e quello dopo lo facevo lì. Vabbè, l'ho fatto, cioè, ma non lo puoi sapere, capito? L'importante è la coerenza, secondo me, su questo. E la riporti un po' in tutto quello che fai, da piccolo.
per cui cominci a suonare, fai quello che ti pare, con la tua coerenza, la tua tranquillità. E da lì poi, se deve nascere cosa, un po' nascerà. Sono chiaro, se sei 10 anni che ci provi con lo stesso gruppo, invidio certe persone io. Gruppettini che magari pubblicano qualcosa, che vedi non riescono. Sai, questo è il quinto disco che facciamo, però lo vedi che te lo dicano un po' con amarezza, che vorrebbero riuscire a fare ma non ce la fanno. Cazzo, guarda, mamma mia, quanto ti invidio, cioè io l'avrei tenuta dentro. So, o cambiare proprio hobby o lavoro, capito? Per cui è bello vedere che c'è tante possibilità e ti dà molta forza questo. Io prendo molta forza anche dalle persone, diciamo, meno dentro i lavori. Cioè, quando vedo magari dei ragazzini che hanno una forza dell'animo, ti caricano veramente, anche se non vanno a nessuna parte. O anche dei non più ragazzini, che magari hai una certa età, che fai una musica che saprai che magari è, come dicevo ieri, ho prodotto questo disco e mi piace un casino e ci ho suonato dentro anch'io, no, ti metto la chitarra io, dai, fischioni, wow, che figata, bellissima, mi piace come è venuto, mi piace la produzione, ma insomma rimarrà molto lì, ecco. Però mi ha dato tantissimo questa cosa, cioè un entusiasmo, una voglia anche di continuare a fare questo lavoro, capito? Loro contenti, io contenti, un disco una figata, uscirà, passerà, se ne accorgeranno in pochi, però l'abbiamo fatto con il massimo e siamo tutti soddisfattissimi per il risultato. Ecco, questa è già una bellissima cosa, è un punto d'arrivo. Quindi devi saperti accontentare. Penso che mi sa che è arrivata un po' la nostra ora. Se volete fare qualche altra domanda. No, io fino a che ora sono? 11, sì, perché c'è Gianluca che comincia da lui. Se vogliamo fare qualcosa di finale, una chiusura, non lo so. Qualche ultima domanda non tendenziosa. 5 minuti e andiamo di là. No, scherzo. Fatti ascoltare il nostro prodotto, non so se stasera così. Purtroppo diceva lei no, perché per problemi logistici di aereo c'è solo un volo su Bologna. No, per chiudere il cerchio, noi abbiamo un EP di 50 anni, tra cui c'è un brano forte. Quindi la combinazione è forte, ci piacerebbe farlo ascoltare. Ma lasciate, non c'è problema, ci mancherebbe. Che brano c'è? Grazie. Io lavoro con il loop machine. E poi mi rimantine che qual è il segreto del corallo? Il corallo forse. Sì, mi sembra. E poi viene a dire che questo amore non è grande come cielo, tutto il cielo sopra di noi. Sì, 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 il segreto del corallo. Qual è il disco? Ieri ho parlato un po' di quel disco. L'ho prodotto io, sì, sì, sì. Tutto in analogico l'ho fatto, pochissime tracce. È stato veramente, veramente mirato. Ha funzionato tanto, mi ha dato tanto quel disco. Ho proprio prodotto, in parte arrangiato con lui, insomma. Pensa che è andato in stampa senza che Umberto sentisse il mix finale. Sì, sì, per la fiducia. Bella cosa questa. Sì, sì, tutto era analogico. Sono andato con la bobina, cioè registrato in bobina, mixato su bobina, ho preso la bobina, sono andato a masterizzare dalla bobina in analogico e riversato direttamente in digitale. Non è stato un bel disco. Abbiamo lavorato in maniera particolare, tutti insieme, suonato. Ti ho fatto fare domande a te. Qualche altra domanda? Non
so, forse mi è un contesto un po' particolare. Particolare. Non saprei come descriverlo. Che cosa fai te? Sono chitarrista, più che altro blues, rock blues, quindi... E nel mio piccolo, diciamo, mi sono creato un po' la mia piccola realtà, vabbè, da cui ancora non riesco a emergere, perché probabilmente ancora devo capire bene come ottimizzare le cose. Diciamo, sono riuscito a costruirmi un piccolo studio home recording, anche io un po' di quella roba analogica, insomma, prendo i microfoni Chandler o microfoni Neumann, insomma, qualcosina sono riuscito. Chandler è figo. E Nive pure qualcosa, se non prendo. Insomma, però probabilmente il mio contesto musicale, non so, non è facile, nel senso che cerco di costruire, insomma, qualcosa che sia tipo one man band, insomma, quindi ecco perché non, in questo contesto non mi viene facile, insomma, formulare qualche domanda. Spero che almeno qualche ispirazione possa essere servita, insomma. O meglio, ho iniziato a fare delle cose in un modo, poi sto facendo, ci ho ripensato un po', ecco, e quindi... Ecco, per esempio, ho a che fare con un ragazzo con cui si cercava di costruire dei brani, vuoi per il genere musicale, con testi in inglese, però poi quella è stata la nostra difficoltà, ossia lui non era, diciamo, un conoscitore, diciamo, della lingua inglese a fondo, quindi insomma, cioè, poi cambiare la lingua su un genere musicale che è quello che è stato un po' l'intoppo di tutto. Forse invece so questo qualcosa, posso fare, so qualcosa, sì. Ecco, posso fare una domanda, ecco, soprattutto su questa cosa qui. Sulla lingua? Sì, sì, cioè se la lingua diventa un problema, un intoppo, ecco, da produttore musicale in questo caso, qualcosa... Noi devi seguire un po' le mode. C'è il periodo in cui se cantavi in inglese eri strafigo, e se cantavi in italiano non valevi un cazzo. Ti parlo proprio concretamente. Questa cosa si è ribaltata 2 o 3 volte. Adesso siamo nella fase che devi cantare in italiano, per dirti. E anch'io per la prima volta, il primo disco che ho fatto in italiano, sono... È quello che ci voleva arrivare, nel senso, in tutte queste fasi, no? È successo che, a differenza del blues, magari in questa maniera che è palesemente non italiano, però tante anche altre cose, tipo, non sono palesemente italiane, perché quello che è italiano può essere forse il nostro folk, il nostro... pop music, che cosa ti vuoi, quello che ti pare, la musica popolare, eccetera, eccetera. Per cui in realtà in queste fasi, italiano, inglese, inglese, italiano, che si è creato comunque come mode intendo anche come sentirlo un po' di più, no? Si è sentito di tutto, cioè in realtà abbiamo capito che tutto a questo punto può essere adattabile a qualsiasi musica, a qualsiasi lingua. Un po' perché adesso siamo tutti poliglotti, per modo di dire, è un po' più tutto globalizzato. È chiaro che l'inglese è la lingua universale, però non c'è cosa peggiore di sentire una roba, in questo caso tuo, ma mettilo pure anche nel mio caso, un blues che appunto è proprio radicato in quella musica, con un accento, una cosa che c'è. Fa un po' ridicolo, capito? Purtroppo, a meno che non tu sia di madrelingua e c'è una bella pronuncia, oppure tu sia talmente bravo che te ne freghi nella pronuncia, però allora ti spiego, anche se è un mio controsenso. Lo fai in italiano, lo fai in inglese. Allora, se non sei di madrelingua, non sei bravo, se esci all'Italia, ti ridono in faccia subito. Cioè abbiamo un accento di italiani come in spagnoli, in inglese, cioè. In spagnoli sono Spanglish, lo chiamano, in modo di dire, non so in italiano come lo chiamano. Cioè abbiamo un accento, se te conosci un po' l'inglese, giri e senti parlare male, no, cioè male di pronuncia, dico, un tedesco, uno spagnolo,
uno dell'est, noi italiani li riconosce lontani a denuncia e facciamo delle figure tutti, perché gli altri cercheranno almeno di fare le cose precise grammaticalmente. Noi con l'italiano ci mettiamo anche a gesticolare, per cui, e più che altro ci mettiamo tutte le intercalare. Non è vero, eh? Cioè, in inglese continua a metterci così, eh? Per cui, solamente la musica, o anche per dialogare, è una roba che, devo dire la verità, che è terribile. Non c'è peggio cosa che sentire un progetto in inglese se non sei veramente bravo. E non a caso certi gruppi che hanno funzionato anche in Italia un po' di più sull'inglese, c'erano gente di madrelingua, oppure gente che magari sapeva veramente bene l'inglese, o gente di quelle fissate, diplomati in inglese, che sono state magari, che ne so, che vanno ogni mese, ogni anno, scusa, un mese all'anno, due in Inghilterra, in America, e allora, capito, incominciano a percepire uno slang, che noi si canta in uno slang, noi non parliamo, cioè, senti lo straniero che viene in Italia, scusa, per favore, mi potresti dare un pezzo di pane? Mi dà un po' di pane, cioè, non si dice, capito? E lo stesso deve pensare l'inglese. Noi impariamo una cosa in inglese precisa quando ci sono un miliardo di parole ancora in più, perché hanno uno slang in America, in Inghilterra, un modo di dire delle parole che a noi non ci appartengono, capito? Per cui c'è anche quello che non percepiamo, che te pensi di dire, faccio correggere questo testo che ho scritto in inglese a un insegnante in inglese. Lei ti dice, sì, è giusto. Però magari non sa o non sai che uno non lo capirebbe mai, perché dici delle cose tipo tutto informale, capito? Dovresti sapere un po' di come funziona. Allora ti dico, se non devi uscire dall'Italia, seppure il blues è una cosa che non ci appartiene o che comunque è nata in un'altra cosa, perché non azzardare di farlo in italiano? Capito? E di trovare una tua dimensione. In un blues si esprimeva, in questo caso, per una lingua, per esprimere uno stato d'animo in quel momento. In inglese perché lo facevano gli americani in un certo contesto. Ecco, riportati a dire, accompagnati musicalmente con quello che ti appartiene musicale. Lui un violino, te una chitarra blues, lei chissà cosa, cioè una batteria elettronica perché vuole fare punk metal, per dirti, no? E poi sii te stesso, cioè se ti senti in grado di fare in inglese perché hai una padronanza e riesci a dire quello che vuoi dire, farlo in inglese e vai dritto per la tua strada. Altrimenti, se c'è anche un po' un accento pugliese, che te ne frega, sei così te, cioè di quello che dici con come ti viene a dire, non con la tua lingua, sicuramente lo dirai meglio, che poi in italiano è meno musicale dell'inglese, questo è risaputo, è una lingua difficile in italiano per musicarla. In inglese what's a gonna matter gonna, cioè è tutto più facile, cioè, sì, no, assolutamente no, perché è difficile la lingua italiana, al di là dei verbi che ci sa una grammatica complicatissima e che per cui ti prendi l'essere artista, no, perché cioè, se coniughi tutto per bene in un testo, cioè cosa fai? Non puoi parlare, no? Allora, in inglese come fai a formalizzare questi, capito, semplificare delle robe? Però è chiaro che è più musicale. Questo un po' te lo devi trovare te, la tua dimensione. Non c'è una regola, però ti dico che fra un inglese fatto così così e un italiano forse... Poi nulla ti vieta di provare tutte e due e sentire anche la differenza che ti fa a te. Oh, io non ci riesco a sentire in italiano, allora impara un po' meglio l'inglese. Se hai dei problemi, capito, la lingua ti ha fermato a scrivere sia musicalmente o i testi. Non è un caso, insomma, nel senso è abbastanza palese. Dobbiamo chiudere. Ultima domanda, no? No, io non ho bene, faccio un altro mestiere, però ho sempre suonato così per hobby, ho ascoltato sempre molta musica. E la figura del produttore in particolare mi affascina molto, c'è cioè questa connessione tra l'artista, il mercato, il pubblico, senza snaturare l'artista, queste dritte.
triste anche, cioè è una figura cazzuta. Sì, lo può essere, lo può essere. Quando riesce nel suo impegno, insomma, io i brani che magari l'artista ha pensato in un certo modo, certo, certo. E che è convinto che siano in un certo modo, che debbano dire certe cose in un certo modo, questi consigli da una persona estranea, secondo me se ne parlava ieri, è una lama a doppio taglio. Sì. Perché magari io posso non essere cazzuto, ma sono cacacazzo. Perché nel momento in cui ti imponi certe cose, voglio provarle a sentire. Allora, sento un brano, no, cavolo, qui sento questa roba. No, ma non ci sta, provala. No, ma perché mi ho pensato? Provala. Provala. Non ti dico come lo dico, ma provala. E la, capito? Cioè, proviamola, poi la sentiamo, fa schifo. Sono io prima a dirti, avevi ragione, però la voglio sentire. Cioè, a volte dobbiamo provarlo. Ecco, questo aiuta, sinceramente. Poi il cazzuto nel riuscire a farlo, un po' è dall'esperienza, dal culo e dall'essere o non essere di base, insomma. Penso che è un po' per tutto, per qualsiasi lavoro. Se vuoi essere un... Se fai un qualcosa, c'hai un certo punto che facendo l'esperienza, imparando, puoi arrivare a un certo punto, poi un po' ce l'hai avere, cioè devi essere un po' portato a questo lavoro, perché di base non lo consiglierà nessuno nel lavoro, di base, poi che sia bello, ma te vai sempre in giro, ma che coglioni, cioè non ne posso più, capito, cioè a volte, cioè sei sempre in contatto con la gente, appunto, cioè voglio stare da solo, cioè c'è un monte di persone che poi sai, quando vado in giro io ho un musicista, ho fonico, per cui cioè, sei per forza nel mezzo, cioè, e la, per cui la, non è sempre così tutto rose e fiori, a volte è un lavoro che vorresti veramente, ti stanchi e vuoi andare via a casa e non fare nulla, non avere più nulla a che fare, non voglio addormentarmi con la cosa che sto producendo, ma succede spesso, capito? Cioè non stacchi, cioè stacchi alle 8 di sera, ti addormenti e senti no, cazzo, sto cantando il pezzo di oggi, capito? Cioè è la... No, e poi istintivamente sai quante volte arrivi la mattina, oh, ho pensato una cosa, magari l'hai pensato, magari svegliandosi o cantando, ma perché non ci mettiamo una roba? Cioè è chiaro che, capito, lavori un po' di intelletto, no? Per cui sì, è bello, ma c'è pro e contro, per cui insomma deve essere più che cazzuto, deve essere incosciente a farlo. A meno che poi non ti diventi un lavoro come andare a lavorare in qualsiasi cosa, ma io quello non lo concepisco, capito? Cioè, nel senso, ci sono alcuni produttori che hanno un loro modo di fare, no? Ci hanno un target, tum, 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 o viceversa, comunque nel settore. Come si diceva prima, non so se eri arrivata o no, con la Caselli, che c'ha un progetto, sa di scatolarlo, vabbè, gli piace farlo, è sempre il suo metodo, però c'ha delle regole, io cerco di non darle queste regole, perché non mi interessa scatolare una cosa per un certo intento, perché poi l'intento è sempre quello, di base, riprenderci i soldi, farlo funzionare e via, però va bene. Grazie. Allora, grazie. Ho fatto una chiacchierata mattutina piacevole per me, spero anche per voi.